La penultima conferenza di Share Festival Cops & Robbers, Simona Lodi con Simone Arcagni e Joseph Grima. E purtroppo non c'è l'assessore Enzo Lavolta per questioni legate al maltempo, è stato appunto chiamato in prefettura perché l'assessore Lavolta non è solo responsabile dell'innovazione ma anche dell'ambiente, ma per questa conferenza appunto sulla città informazionale, su Smart City, Enzo Lavolta doveva essere il primo conferenziere per lanciare un po' un'istanza politica che era poi quello di cui avremmo un po' discusso con due esperti. Joseph Grima è il direttore di Domus e Simone è un giornalista, ricercatore e esperto di Screen City. Allora, io leggerò adesso il messaggio che Enzo Lavolta gentilmente anche ci ha mandato. Dice l'assessore: il tema delle Smart City è argomento che mi affascina personalmente, non solo in qualità di amministratore. Parlando delle città intelligenti, parliamo inevitabilmente dell'orizzonte di prospettiva del prossimo futuro da perseguire, dell'opportunità di definire nuovi parametri di sviluppo sociale ed economico, di uno sviluppo metropolitano che sia credibile, con progetti concretamente in grado di incidere sulla vita della città, con il coinvolgimento dei suoi stessi cittadini. Per rendere una città o un paese più intelligenti è difatti indispensabile che ci sia il più ampio coinvolgimento possibile di tutti gli attori, per poter così fare affidamento sulle intelligenze e sulle capacità di tutti i soggetti a vario titolo coinvolti. Si tratta quindi di affrancare alle innovazioni tecnologiche, agli strumenti economici, una maturazione culturale. Si deve comprendere che la sostenibilità, nella sua accezione più alta, deve divenire la matrice di riferimento delle nostre azioni progettuali. Una sostenibilità che deve mantenere il proprio sguardo all'individuo, a migliorare la socialità, le condizioni di vita. Di tutto questo, della forte volontà della città di Torino di essere Smart City e molto altro ancora, avrei piacevolmente parlato con voi oggi. Ma la critica situazione dovuta al maltempo che sta interessando anche il nostro territorio cittadino necessita di un monitoraggio costante che mi impegna direttamente proprio in queste ore. Va quindi il mio personale saluto agli organizzatori, agli altri relatori ospiti e a tutti i presenti, con cui avrei dialogato davvero con grande interesse. Mi auguro tuttavia che si presenti quanto prima una nuova occasione per potersi incontrare. Enzo Lavolta. Allora, ringraziamo l'assessore, diamo anche un in bocca al lupo per questa situazione veramente difficile che stiamo vivendo in questi giorni in Piemonte, che coinvolge direttamente la città di Torino. La paura è che ci sia un'esondazione della Dora proprio nella zona cittadina e che quindi in queste ore si debba far evacuare un'intera zona, la popolazione di un'intera zona. Quindi incrociamo le dita da questo punto di vista, parliamo sempre però di esatto, incrociamo le dita, facciamo gli auguri, ritorniamo comunque al tema della città e lascerei la parola a questo punto a Joseph Grima, che in questi mesi da neo direttore di Domus ha portato un grande cambiamento all'interno della rivista, che quindi all'interno anche di una concezione dell'architettura e dell'urbanistica diversa. Parli, prendo una copia così lo vediamo. Ah, ecco, va bene. Prendiamo una copia di Domus, che io non sono un architetto e non mi occupo di urbanistica, in realtà lo leggo più volentieri di altre riviste che si occupano invece in modo più specifico, dovrebbero occuparsi in modo più specifico di innovazione, ma oggi l'innovazione tecnologica è diventata mainstream e quindi i giornali specializzati non se ne occupano più in un certo senso, se ne stanno occupando di più le altre riviste. Joseph Grima, grazie. Grazie. Devo parlare con questo? Sì. Qui si sente, è acceso. Proviamo con questo. Grazie mille, sono molto contento di essere qui. È veramente un'occasione, direi, perfetta per parlare di alcune delle tematiche
fondamentali, ma forse un pochino più di nicchia di questa nuova Domus, quel progetto della rivista, perché spesso nelle conferenze, insomma, di architettura c'è un'attenzione molto verso l'aspetto di quello che è la innovazione urbana, la progettazione urbanistica, e molto meno verso quali sono le novità, come i cambiamenti a livello urbano, a scala urbana, si rapportano poi a innovazioni in campo tecnologico, che è un po' quello di cui si parla oggi, e come questa cosa poi ha delle diramazioni anche in ambito artistico, come tutti questi campi siano molto interlacciati. Come probabilmente sapete, Domus è una rivista che si occupa non soltanto di architettura, ma la sua particolarità sin dall'inizio è stata quella di occuparsi sia di architettura, design e arte in maniera abbastanza indistinta, senza creare dei confini proprio fra queste discipline, e quindi di poter parlare proprio di un sistema di produzione culturale fatta di contaminazioni, di cose che hanno delle risonanze, correnti culturali che hanno delle risonanze molto larghe, al di là delle riviste molto specifiche, molto più mirate all'aspetto, diciamo, tecnico della costruzione, anche magari della teoria dell'architettura. Domus è una rivista che ha sempre guardato l'ampio spettro culturale di queste pratiche progettuali. E quello di cui vi volevo parlare oggi, ed è un'occasione abbastanza rara e gradita, anche essendoci fra di voi alcuni che si occupano proprio di queste cose, l'idea di come oggi non si può prescindere, perfino parlando di scala urbana, veramente la grandissima scala, di parlare delle innovazioni tecnologiche a una scala veramente microscopica. Cioè l'innovazione, c'è questo paradosso oggi che di salti di scala abissali quasi. Se si pensa a innovazione tecnologica, tutti immediatamente pensano al smartphone, che è qualcosa che funziona. L'innovazione spesso avviene sui nanometri, micrometri, proprio una. Eppure queste cose che hanno una scala quasi incomprensibilmente piccola hanno una risonanza fortissima su una scala veramente incredibilmente grande, che è quella della città. Cioè come noi navighiamo la città, come viviamo, come percepiamo la città oggi è fatto di è profondamente influenzato, profondamente plasmato da questi oggetti che noi portiamo in tasca. Però al di là di, e questa è una cosa, fra l'altro c'è qui il libro di Sentient City che è molto, di cui forse tu parli dopo, non so se tratterai, ma sì. Però io volevo parlare di si diceva prima, sono direttore di Domus da relativamente poco, dal numero di aprile di questo mese, io ci tenevo moltissimo fra i primi numeri a trattare un tema che mi sta molto a cuore, che è quello di cui si è parlato molto poco fino ad oggi, che è quello del movimento open source. E nel numero di giugno di quest'anno abbiamo fatto un numero speciale della rivista, cioè non un numero speciale, un numero che ricadeva nella cadenza mensile della rivista, che però era incentrato sul tema di come le idee si propagano oggi, cioè di come è cambiato proprio il concetto di proprietà rispetto all'idea, rispetto al progetto. Ed è stato in parte lo spunto per questo numero speciale venuto da questa immagine che abbiamo poi messo in copertina, che mi è capitato per le mani in maniera assolutamente casuale, un'immagine veramente fortissima di questa ganascia idraulica che distrugge alcuni mobili. La cosa interessante è che se si guarda bene si riconoscono dei mobili di Le Corbusier, di Mies van der Rohe, di alcuni grandi maestri del XX secolo, e mi ha incuriosito molto questa immagine. Indagando è venuto fuori che faceva parte di un comunicato stampa della Cassina, una delle grandissime, conosciutissime aziende di design italiane,
che aveva indetto una sorta di rituale di distruzione di alcuni mobili contraffatti che erano stati intercettati in Olanda, in realtà. E l'equivalente olandese della polizia della finanza avevano sequestrato in alcuni bar, in alcuni locali, una serie di mobili contraffatti, quindi ancora più interessanti, che non erano in commercio, erano proprio in uso. Avevano sequestrato questi mobili, avevano invitato la stampa e una serie di fotografi, e le avevano ritualmente una sorta di punizione capitale dei mobili contraffatti. E questa cosa molto interessante, anche abbastanza paradossale, che non è stata assolutamente riportata da nessuna parte, cioè nonostante fosse scaricabile dal sito di Cassina, nessuno aveva parlato di questa operazione veramente interessante e incredibile. Cioè, da una parte credo a livello molto banale, molto superficiale, ci sia qualcosa di profondamente problematico nel XXI secolo, quando si parla di ecologia, ogni azienda vuole ridefinirsi, cioè l'idea di distruggere dei mobili perfettamente funzionali, non so, si prendono, si donano a un ospedale, non lo so, deve esserci qualcosa di meglio da fare che distruggerli, però questa è abbastanza una critica abbastanza superficiale. Però andando oltre questo c'è un problema più grande. Ovvero, ha veramente senso oggi eseguire questa pena capitale su degli oggetti, pensando di risolvere in questa maniera molto draconiana, molto, come dire, punitiva questa cosa? Cioè, può veramente funzionare questa cosa? Allora, guardiamo per esempio al caso dell'industria musicale, in cui si è tentato di perseguire penalmente tutta migliaia di individui che scaricavano tramite peer-to-peer online. Cosa ha prodotto questa cosa? Ha prodotto il fatto che le industrie musicali, che correvano dietro al metodo punitivo, hanno perso completamente il mercato alla Apple, che invece ha creato iTunes e ha effettivamente monopolizzato il mercato, seguendo proprio il modello del mercato, imparando da questo fenomeno, che hanno capito immediatamente che era qualcosa di inevitabile. E quindi, imbarcando in questa avventura di cercare di fare una lettura di quello che significa open source, quello che significa tutta questa idea della proprietà intellettuale nel design nel XXI secolo, mi è capitato abbastanza casualmente, ho chiamato Carlo Ratti, con cui ogni tanto ci sentiamo per varie altre cose, e gli ho parlato della nostra intenzione di trattare questo tema. Gli ho chiesto se aveva voglia di scrivere un pezzo per noi, su un commento, un op-ed su questo tema. Lui ha risposto: ma io posso anche farlo, però forse non è tanto interessante scrivere un op-ed a mio nome su questa cosa, che invece vuole trattare un tema che è per definizione collettivo. Perché non facciamo un'altra cosa? Apriamo su Wikipedia una pagina che si chiama Open Source Architecture e invitiamo una serie di individui a cominciare a inseminare di alcune idee questa pagina, scrivendo quasi un manifesto collettivo, collaborativo online. E così abbiamo fatto, abbiamo fondato questa pagina. Purtroppo mi sono dimenticato di fare lo screenshot della pagina, ma comunque lo trovate se andate in Wikipedia sotto Open Source Architecture, esiste tuttora la pagina. E questa è la lista dei collaboratori iniziali, che non so se si legge molto bene, che hanno contribuito alcune righe di testo, che poi, ovviamente, essendo Wikipedia, tutti erano liberi di partecipare e di mettere a loro. E questo è diventato l'editoriale del numero. Adesso non è il caso di leggervi tutto, però una riga che ho estrapolato, che mi sembra particolarmente pertinente e attinente, è quello del OSARC, Open Source Architecture, si appoggia sia sui dilettanti, sia sull'esperienza dei professionisti, sia sulla genialità delle masse, sia su quella individuale, erodendo la distinzione binaria tra l'autore e la sua audience. Cioè, io credo che forse la prima parte, la seconda parte ovviamente è importante, perché esprima l'idea di
partecipazione, ma la prima parte è forse ancora più importante, in particolare in Europa, credo oggi, e forse ancora dentro Europa, ancora di più in Italia, quello dell'erosione di distinzioni fra i professionisti e la genialità delle masse, ovvero oggi avere un titolo di laurea che esprime il fatto che io sono architetto e quindi sono qualificato a fare delle cose che tu non sei qualificato perché non hai il mio pezzo di carta, significa assolutamente niente, tant'è vero che ci sono delle persone che non in questa stanza che hanno più seguaci su Twitter e quindi hanno più influenza sulle masse della rivista Domus, che uno presume che... Quindi si è completamente invertito l'equilibrio di potere comunicativo, e questo forse è lo stesso anche in architettura, anche in design. Chi ha delle idee, lo stesso è per i blog, che ovviamente hanno tutta il new media fondato su quest'idea che le idee sono più forti delle qualifiche della burocrazia. E, un dettaglio divertente, poi abbiamo fatto una media delle facce di tutti i partecipanti a questo, anche se devo dire abbastanza improntata su Carlo Rattico. E, ecco, quindi qui volevo andare un attimo, vi faccio vedere molto velocemente alcuni dei... perché questo numero voleva essere più che proporre... cioè voleva essere un manifesto, però più di questo voleva documentare quello che esiste già, più che guardare a quello che potrebbe esistere nel futuro. E questo era un momento, a giugno, come sapete, era forse l'apice dell'attenzione verso la saga di Wikileaks. E è venuto fuori una cosa molto interessante, che in realtà Wikileaks non è il primo sito che... si è occupato della diffusione di documenti segreti. In realtà già dai primi anni 90 questi due individui, purtroppo non, un attimo che... ecco. Questi due individui, che si chiamano John Young e Deborah Natsios, hanno fondato un sito che si chiama cryptome.org a New York, che riproduceva letteralmente tutto quello che loro ricevevano, che riuscivano ad avere per le mani, e loro tramite una serie di collegamenti con dipartimenti di Stato, eccetera, avevano pubblicato dei documenti di estremamente segreti della Microsoft, della FBI, del CIA, di alcune ambasciate, eccetera, questo già sin dagli anni 90, precedendo, e la cosa interessante è che sono entrambi di formazione architetti e sono docenti alla Columbia University. Quindi avevamo fatto un'intervista con loro in cui è venuto fuori questa... loro sono molto critici anche di Wikileaks, perché prima di tutto perché loro, come sempre quando c'è qualcuno di radicale come Wikileaks, c'è qualcuno di ancora più radicale, come che sono effettivamente i Cryptome, che l'hanno criticati fortemente perché hanno redatto gran parte dei nomi, redatto, non so come si dice, eliminato, oscurato alcuni dei nomi dei informatori, eccetera, e loro sono dell'opinione che ogni informazione, tutta l'informazione deve essere libera. Qui si tratta di politiche di... però questo, loro hanno sostanzialmente la tesi è che Wikileaks è fondamentalmente una forma di mediatica, che quindi cercava delle sostanzialmente pubblicità per un organo pubblicitario per Assange, e che loro invece perseguono un livello di profilo mediatico molto più basso, un'operazione di liberazione di queste informazioni. Vabbè, questo è un... sì, veri, sicuramente veri. E poi questo era seguito da un wiki, quello che chiamavamo Wiki Action Map, che purtroppo qui è una risoluzione un po' bassa, che come si dice, mappava a livello globale su una mappa di Buckminster Fuller, quindi triangolarizzato, una serie di luoghi che elencati in uno dei cablaggi, nei messaggi segreti rilasciati da Wikileaks, in cui il Dipartimento di Stato americano elencava 100 luoghi attraverso tutto il pianeta che erano di importanza fondamentale allo svolgimento delle attività quotidiane negli Stati Uniti. Questi potevano essere server localizzati
in Europa potevano essere fabbriche di sieri, nel ex Jugoslavia potevano essere punti di atterraggio di fibre ottiche che arrivano sulla punta di Sudafrica, eccetera, eccetera. Quindi tutti questi puntini sono luoghi, il motivo per cui sono segreti è che ovviamente si temono attentati terroristici, ci sono dighe, ci sono aeroporti, comunque sono i 100 luoghi che fanno sì che la vita quotidiana in America possa andare avanti. Ed è molto interessante perché quello che è implicito in questa mappa è l'idea che uno Stato non è più contenuto nei propri confini, ma l'esistenza di questo Stato dipende in realtà da una geografia diffusa di luoghi scattered, non so come si dice, diffusi attraverso il pianeta, che sono intrinsecamente legati fra di loro. E la scomparsa di uno di questi punti può avere immediatamente un effetto su realtà molto lontane. Un'altra cosa che avevamo guardato ai tempi era proprio il momento di emergere di grande fama di Kickstarter, che ormai sia anche molto conosciuto qui in Italia, ed era appena stato annunciato, messo online uno dei progetti più interessanti proposti da Kickstarter, che era una sorta di urbanistica, vera e propria urbanistica open source, in quanto un individuo aveva messo su, immagino che la maggior parte conoscono Kickstarter, sappiano che cos'è, però casomai qualcuno lo sapesse, è un sito dove uno può proporre una propria idea, dire che io voglio costruire qui a Torino un monumento a Carlo Mollino, e se altri sono interessati a unirsi a me in questa iniziativa, tutti come di micropagamenti, microdonazioni per un'iniziativa che viene svolta collettivamente. Un individuo a Detroit ha proposto proprio questo, di fare visto che Detroit è una città sostanzialmente in crollo, è una città che non ha nessuna forma di identità propria a livello urbano, è una città che visto come a un certo punto il sindaco stesso ha proposto di demolire metà della città, perché è talmente ridotta a uno stato di crisi urbanistica che metà di questa città non ha più nessuna utilità. Un individuo ha proposto: perché non proviamo un'operazione di rigenerazione proprio partendo dall'orgoglio collettivo per la nostra città? E in qualche maniera Robocop è il simbolo della nostra città, perché non proviamo a finanziare collettivamente una statua a Robocop proprio davanti alla stazione centrale? E ha aperto su Kickstarter, ha lanciato questa proposta, e nel giro di 3-4 settimane ha raggiunto ampiamente la cifra necessaria per costruire questo. Vediamo se. questo è un piccolo. È una parte. E quindi loro sono andati poi presso l'amministrazione pubblica, dal sindaco di Detroit, che poi ha. Si è trovato in una situazione molto difficile, perché erano stati dati soldi, non si chiedeva neanche un centesimo alla città di Detroit, si era trovato il sito, effettivamente non succedeva niente lì, e lui ha in qualche maniera è stato costretto a piegarsi alla volontà pubblica di creare questa sorta di memoriale all'eroe di Detroit. E poi dopo di questo sono venuti fuori anche tantissimi altri progetti molto interessanti su Kickstarter, proprio di urbanistica spontanea, collettiva, ad esempio una proposta per una grande piscina galleggiante a forma di croce che girasse intorno a Manhattan, eccetera. È comunque qualcosa che anche solo 20 anni fa sarebbe stato veramente impensabile, che una serie di individui, che poi oltretutto la maggior parte di questi individui non si trovavano neanche a New York, neanche a Detroit, bensì alcuni addirittura in Europa, attraverso dei micropagamenti finanziassero proprio di loro spontanea volontà un'opera pubblica, per quanto diciamo più di valore simbolico che non... Un altro articolo contenuto nel numero si chiamava l'architettura di Facebook. Facebook di recente è molto interessante come ha deciso, faccio un passo indietro, queste grandi aziende di tecnologia di informazione, principalmente americane,
fra i loro segreti, diciamo, industriali, forse il più importante di tutto è quello legato al design dei server, perché il server e la corrente che consuma, i problemi di raffreddamento, eccetera, danno un vantaggio competitivo quasi assoluto rispetto ai rivali. Quindi Google, Facebook, Amazon, eccetera, tutte quelle aziende che hanno un giro tale di traffico da avere i propri server, hanno dei data center sparsi in giro per il territorio americano e spesso anche fuori dall'America, su cui avviene una ricerca continua di ottimizzazione, perché questo consumo di elettricità, di corrente, è un fattore di, proprio in termini percentuali, sempre più significativo nei loro bilanci complessivi. Quindi se si riesce a limare uno 0,05%, 0,010% consumo, di wattaggio a questi data center, questo porta un vantaggio significativo in termini di soldi, quindi di bilancio. A un certo punto Facebook, che aveva uno svantaggio sostanziale rispetto a Google, in questo campo, perché Google prima di tutto ha molto più tempo e secondo luogo ha una capitalizzazione talmente più avanzata da potersi permettere un livello diverso di ingegneri, anche un numero diverso di ingegneri, ha deciso di optare per un'arma veramente interessante e impensato fino all'anno scorso, ovvero di mettere online tutte le informazioni relative allo stato dell'arte dei propri server, e di chiamarlo il Open Data Project. E attraverso l'Open Data Project ha invitato tutti, concorrenti compresi, a contribuire le proprie idee a migliorare la performance dei server di Google, di Facebook, pubblicando fra l'altro queste immagini, che è molto interessante poi la risonanza che hanno con un piano urbanistico, no, di quasi un disegno architettonico. E anche facendo una visita guidata alla stampa dei loro, del loro nuovo data center nello Iowa. E attraverso questo hanno in qualche maniera eliminato lo svantaggio competitivo che avevano rispetto a Google. E quindi questo è estremamente interessante, anche proprio come ai livelli proprio in cui non girano delle quantità di soldi che possono essere considerati rilevanti come quelli in uno studio di design, oppure paragonata a questo perfino al Cassina stessa, cioè cosa vuoi che sia il bilancio della Cassina rispetto a quello di Facebook. Facebook, che è proprio uno dei grandi innovatori anche rispetto alla gestione della proprietà intellettuale, ha deciso che aveva senso anche dal punto di vista del mercato mettere nel dominio pubblico tutte le sue conoscenze. Poi alcuni esempi molto interessanti di design letteralmente open source, questo nel si chiamano Open Source Ecology, un gruppo nel Kansas che ha progettato una serie di che poi sono stati a TED, è stato estremamente pubblicizzato, una serie di attrezzi agricoli autofabbricabili, autoproducibili, fra cui un trattore, che poi anche dal punto di vista estetico sono estremamente affascinanti, devo dire. Credo che anche questo, anche semplicemente a livello estetico, questi progetti, quello che sta avvenendo in questo campo dell'open source avrà veramente un Mad Max, avrà un'influenza poi anche sul, a livello, beh, anche un po' Lego Technic, c'è cioè un misto veramente interessante di... Sì. Ecco, e poi un gruppo olandese che ha cercato di, che si chiama Open Structures, che ha creato proprio una sorta di esperanto degli oggetti in qualche maniera, che è una griglia che vuole rendere compatibili tutti i microcomponenti di tutto, da una bicicletta fino a una cucina, eccetera, proprio cercare di formalizzare in qualche maniera, attraverso la creazione di un sistema modulare, la collaborazione. Ecco, questo è. Ecco, volevo. Questo è un esempio, insomma, di un nostro. E quello che è stato molto interessante è che questo, invece di che finire con questo numero della rivista, questo numero è stato in qualche maniera l'inizio di un dialogo che poi ovviamente si è tenuto in gran parte online. Se uno
va su Twitter oggi, ogni tanto, adesso non so se in questi giorni, però comunque la discussione intorno a Open Source Architecture sta continuando, la pagina su Wikipedia continua. Però questo in parte fa parte di un discorso molto più ampio che stiamo cercando di portare avanti con la rivista, che è quello di capire che cos'è il design oggi, perché Domus è una rivista fondata nel 1928. Ovviamente è anche molto facile dare per scontato che, cioè, uno continua con la propria, insomma, con la critica del design, pensando che questo divano è il design, la seduta è il design, cioè noi sappiamo tutti che cos'è il design, continuiamo a parlare di quello che tutti conosciamo e in qualche maniera il cerchio diventa sempre più ristretto, perché la realtà è che oggi il design è profondamente diverso, non solo da quello che era nel 28 ovviamente, ma anche da pochi anni fa. E questo è qualcosa di cui si è occupata proprio in maniera strutturale Paola Antonelli, che è la critica del design, curatrice di design del MoMA a New York, ex redattrice di Domus, fra l'altro, quindi in qualche maniera un ritorno, attraverso questa rubrica che si chiama States of Design, che articola attraverso, torno di nuovo al... vediamo qua, dovrebbe essere questo, attraverso questa rubrica che si chiama States of Design, esplora il design attraverso non una definizione unitaria in cui design uguale mobili, bensì articolando attraverso tutta una serie di interpretazioni estremamente inaspettate. Quindi, ad esempio, nel numero sul open source design aveva trattato il tema del thinkering, che è forse un esempio che tutti conosciamo abbastanza bene e che anche qui a Torino è stato visto poco, le 100 sedie di Martino Gamper, in cui il design non è qualcosa di l'oggetto di design non è un qualcosa di chiuso, di definito, di finito, ma qualcosa in cui c'è l'intervento diretto, la possibilità di intervenire da parte dell'utente. E in questa rubrica ha esaminato una serie di casi estremamente interessanti di oggetti creati attraverso proprio l'interazione dell'utente finale con l'oggetto, cioè l'oggetto è qualcosa che ormai un po' come l'idea che, come si diceva prima con Open Source Architecture, non esiste più distinzione fra il designer e il pubblico che largo. Fra l'architetto e il pubblico largo, stesso si può dire del design, sempre di più anche l'esplosione della prototipazione, della possibilità di autoproduzione, fa sì che il divario fra chi produce e chi consuma sia sempre più limitato, e la possibilità di anche di intervenire in qualche maniera su quello che si possiede, di modificarlo, di adattarlo, è qualcosa che non è più, come dire, un'eccezione. La cultura hacker in buona sostanza è in qualche maniera, fa parte strutturalmente dell'ambito del design oggi. E questo il titolo che lei ha dato, che si chiama Thinkering, fa gioco su una parola inglese che si chiama tinkering, che vuol dire tinkering è, non so bene come tradurlo, è una sorta di intervento, però di prova sperimentale, intervento sperimentale sugli oggetti, di adattamento, di hacking, così. E però tinkering è proprio la teorizzazione di questa cosa, proprio a livello anche di corrente del design. Un altro, il numero successivo del luglio-agosto, trattava il tema del critical design, in cui ad esempio qui a destra c'è la famosissima immagine di Mendini, della sedia lassù che brucia, che è stata in copertina di Casabella, che in qualche maniera il critical design è il design che risponde a delle correnti e delle problematiche sociali, quindi non dà semplicemente per scontato che il... sì, poi... sì, oppure... esatto. Ecco, oppure nel numero di adesso di ottobre abbiamo pubblicato Organic Design, in cui, non so, ad esempio c'è il progetto di Chris Bangle per la BMW Gina, questo prototipo in cui l'oggetto non era più qualcosa di fisso, di
di statico, ma qualcosa che poteva avere proprio una organicità in qualche maniera. E così via. Ecco. E quindi parte di quello che Domos cerca di fare è anche di problematizzare l'idea di quello che è il design oggi, di non dare per scontato proprio la sua definizione, ma anche di esaminare l'allargamento. Con l'idea di fondo dietro questo è che oggi forse il design è diventato l'ambito progettuale, l'ambito culturale per eccellenza di oggi. Credo che anche il fenomeno Steve Jobs, il fenomeno iPhone sia la prova in qualche maniera di questo, che quello che una volta, che è una delle discipline più nuove, più giovani, se vuoi, oggi è forse quella prevalente, qualcosa in cui tutti, il design industriale è qualcosa con cui tutti abbiamo un attaccamento profondo oggi. L'ultima cosa che volevo farvi vedere è un progetto che in realtà non è con Domus, ma è un progetto che sto portando avanti con l'artista messicano che si chiama Pedro Reyes. Speravo che l'assessore avrebbe fosse stato qui, perché mi interessava molto avere il suo parere su questa cosa. Si chiama Urban Genome Project e in qualche maniera nasce da questa immagine che ho visto alcuni anni fa, negli anni in cui Ken Livingstone era ancora sindaco di Londra, e che era stato in spedizione a trovare Chavez. E c'era questa immagine estremamente interessante su più di un livello, a parte alcuni aspetti anche se vuoi problematici dell'immagine, esprimeva un concetto in maniera molto forte, molto chiara, ovvero quello che è interessante qui è che un premier, il capo di uno stato sovrano, abbracciato proprio in una chiara parità di influenza, una parità di status con il sindaco di una città. E questa immagine in qualche maniera articola molto chiaramente, anche con una certa forza, l'emergere di un certo fenomeno, che è quello dello Stato, quasi un ritorno alla città-stato, al ritorno dell'influenza dei centri urbani, qualcosa che non si vede forse dal 500 fino a questo livello, e forse neanche nel 500, anzi sicuramente neanche con questa forza. Che l'idea è che è stata anche espressa, sono stati scritti degli articoli molto interessanti su questo anche da teorici della politica contemporanei, che se il XX secolo era se il XIX secolo era il secolo degli imperi, il XX secolo era il secolo degli stati sovrani, il XXI secolo è il secolo delle città. E quindi in qualche maniera, se il potere oggi risiede nelle mani delle città, qui c'è non solo diciamo uno spostamento fondamentale sistematico, strutturale, ma c'è anche una enorme possibilità, opportunità, perché ad oggi è stato fatto molto, è qui che entra in gioco tutte le idee di smart cities, eccetera. E per fare un esempio, siamo a Helsinki, nella metropolitana di Helsinki. Se uno a Helsinki, una donna incinta, anche un papà, va con la carrozzina, con il bambino di un anno, entra gratuitamente, perché chiunque va con un neonato credo anche addirittura con bambini fino a 7 anni, non ha bisogno non è che deve far vedere un documento o qualcosa, semplicemente entra gratuitamente. Questo perché? Perché quelli sono i gruppi che tendenzialmente tendono a usare di più la macchina, perché avendo i bambini è molto più comodo spostarsi. Però per decongestionare la città si offre il passaggio gratuito e i mezzi, qualcosa che non ha assolutamente un costo alla città e semplicemente ottimizza in qualche maniera l'uso di infrastrutture già esistenti. Un'idea semplicissima e in qualche maniera quello che ci ha che parlando con Pedro Reyes, che di formazione, non so se conoscete il suo lavoro, è stato anche qui a Torino ad Artissima l'anno scorso, quello che è emerso dalle nostre conversazioni è l'idea che le città oggi in qualche maniera possiedono tutti questi
genomi, di idee, di creatività, di soluzioni a dei piccoli problemi che spesso non sono problemi condivisi, spesso sono problemi abbastanza unici, però fra le migliaia di città al mondo è abbastanza probabile che ce ne siano altri che abbiano affrontato gli stessi problemi, che abbiano in qualche maniera proposto delle soluzioni a questa cosa. E quindi ci siamo detti, perché non cercare di mappare questo genoma della città contemporanea del XXI secolo? E il primo passo per mappare questo, per mettere in condivisione tutte queste idee, è di raccogliere le informazioni. Quindi abbiamo insieme a Pedro progettato un dispositivo estremamente semplice, mobile, una sorta di fra l'altro questo workshop è stato qui l'anno scorso ad Artissima. È venuto fuori questo progetto per un semplice trailer che è formulato un po' come un toolbox, una scatola degli attrezzi che si apre, volutamente usando come metafora quella delle scatole degli attrezzi. E l'abbiamo inaugurato questa cosa al convegno, al summit a Città del Messico, che è stato all'inizio di quest'anno, di 4.000 sindaci del mondo. Ogni 3 anni i sindaci si riuniscono tutti in un luogo e vengono insieme proprio con questa idea di scambiare delle informazioni. Però la nostra idea è che forse dovrebbe esistere qualcosa, un modo per proprio formalizzare questa raccolta di idee, in maniera che questo possa diventare una sorta di database continuativo, che poi, ecco, vediamo. È possibile avere audio? Ecco. Vabbè, faccio. Quindi l'obiettivo di questo progetto, che è quello di creare una sorta di sonda, che è questo piccolo dispositivo, una sorta di quasi auditorium molto informale, molto, diciamo così, improvvisata anche in qualche maniera, che possa essere continuamente in movimento e catturare queste idee, proprio per fondare questo genoma, che poi... Sì, ovviamente la maggior parte di questa raccolta di idee deve avvenire online, perché poi l'intenzione è che questo diventi una sorta di wiki che raccolga, perché è abbastanza paradossale, ma molto poco esiste di questo tipo ancora, di raccolta di strategie o di semplicissime idee, anche molto, molto piccole, proprio se si pensa a questa sorta di convergenza, anche è abbastanza evidente girando le città dall'Asia all'America all'Europa, le città sono molto più simili per definizione oggi di anche solo 100 anni fa. E questo porta ovviamente anche delle sfide, ma anche delle opportunità, perché è molto più fattibile, molto più utile oggi l'idea di una condivisione di informazioni e strategie rispetto a quello che poteva essere nell'era pre-internet. E quindi questo è un progetto ongoing, verso l'inizio del 2012 lanceremo questo database wiki con i primi 400-500 interventi di sindaci di tutto il mondo,
e l'intenzione è che questo poi diventa un progetto, diciamo, autonomo in qualche maniera, che possa evolvere sempre di più. E poi ci sarà una seconda fase in cui si cerca anche di non solo proporre delle soluzioni, ma anche delle problematiche, in maniera che si possa che possa avvenire una sorta di accoppiamento di chi ha esperienza in un determinato problema, una problematica, e chi invece ha già fatto delle sperimentazioni su quello che su possibili soluzioni a questa cosa. Ecco, quindi grazie, passo la parola. Beh, grazie Joseph, è stato molto interessante. Devo dire che per appunto per strane coincidenze, che poi le coincidenze non esistono mai, io non sono una lettrice abituale di Domus, non sono un architetto, non mi occupo di design, eppure il numero di giugno mi è arrivato tra le mani così magicamente, e c'è stato un passaparola tra noi che ci occupiamo un po' appunto di innovazione, di open source, di arte digitale, di tutto quello che rimane un po' al bordo tra una disciplina e l'altra. E quando ho aperto la rivista e ho visto l'elenco delle persone che collaboravano, non ho visto Archistar, ma ho visto nomi estremamente interessanti come la prova parte. Sono dimenticato di menzionare che Bruce, who's with us now, had a fantastic piece, Kiosk 2.0, was in, that was one of the highlights of, of that issue. Sì, tutti amiamo quel primo numero e siamo molto contenti che questo progetto vada avanti. Sono diventata appunto una lettrice affezionata di Domus, e con molto piacere. Non solo, ma ho visto anche la partecipazione di Mark Shepard. L'anno scorso Mark, avevamo un suo lavoro, il Serendipitor, che era proprio un lavoro legato all'anno scorso. Il tema di Share Festival era Smart Mistakes, e tra gli Smart Mistakes c'erano anche le scoperte inaspettate, quindi il concetto di serendipità, cioè trovare qualcosa, è un neologismo per definire che si trova qualcosa che non si sta cercando, che era un po' il lavoro di Mark sulla città, cioè di andare in giro un po' alla deriva urbana attraverso anche percorsi del tutto inaspettati, e quindi ridisegnare le mappe. Ecco, come dicevi tu, ma adesso passo subito la parola a Simone, come effettivamente le economie di scala sono diverse, ma le tematiche spesso coincidono, cioè i telefonini, i device sono sempre più urbanizzati, la città si fa sempre più accogliente rispetto a schermi, a wifi, a possibilità di connettersi facilmente, a creare proprio una partecipazione dal basso. Io lascerei l'intervento a Simone e poi facciamo dopo le domande, ho delle cose anch'io da chiederti. Simone Arcagni, grazie. Sì, io intanto vorrei ringraziare subito Joseph perché mi ha permesso di cancellare tutto il mio intervento e riscriverlo, perché è stato incredibile, cioè nel senso che mi piacerebbe invece intervenire sulle cose che ha detto, che conoscevo, perché conoscevo bene il numero di Domus e che ho trovato davvero molto interessante. Comincerei, permettetemi, con uno scherzo che però mi permette di segnare anche un prima e dopo: una città smart e una città ancora un po' old, nel senso che preferisco una bella statua di Robocop a Detroit pagata dalla rete che il busto di Manuel Arcuri pagato dai contribuenti in un noto comune italiano, e mi sembra che sia già un luogo di divisione abbastanza importante. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è di essere qui a parlare di queste cose con Simona. Siamo amici, io mi ritengo un amico di Share Festival, quindi non è per ringraziare, ma è proprio per dare adito a un percorso che si sta facendo. È un percorso che l'arte contemporanea, quella più attenta alle nuove tecnologie, sta facendo, perché non può più prescindere dallo spazio, non può più prescindere dai luoghi.
non può più prescindere da una modalità nuova che la rete, quindi la connessione, sta mettendo a disposizione di tutti noi e ci rende cittadini. Io vorrei ricordare che qua a Share Festival, oltre Mark Shepard, io ho provato un po' di libri perché faccio sempre il secchione e me li porto dietro, ma per chi li vuole dare un'occhiata li ho lasciati qua apposta. Mark Shepard, penso all'installazione dell'anno scorso delle Liane Invisibili e della passeggiata che ci hanno fatto fare in giro per la città a scoprire architetture, design in realtà aumentata. Penso sulla realtà aumentata il lavoro che ci ha presentato e che penso ci presenterà anche stasera Bruce, che è qui. Penso al lavoro che c'è qua sotto di Salvatore Iaconesi e Oriana Persico, ma anche i lavori degli anni precedenti. Cioè, mi sembra che sia diventato un laboratorio per parlare di come la rete e la città stanno diventando una sorta di forma unica che ci rende tutti noi user e nello stesso tempo cittadini. Cioè il luogo in cui il cittadino e lo user non sono più due entità distinte, ma divengono la stessa entità, perché la città si struttura come un luogo di connessioni, come la rete, e la rete usa la metafora, il simbolo della città come modo e modello per la navigazione. Un'altra cosa che mi piace sottolineare è, qui ho portato delle cose, il numero di Domus di Giosi, il numero nuovo di Le Scienze, il numero di lunedì scorso sullo sviluppo sostenibile sulle smart city del Sole 24 Ore, il numero di 6 mesi fa di Oxygen. Che cosa significa? Significa che per gente come me, che viene dall'accademia, finalmente siamo in un momento che almeno su questi temi la differenza tra teoria e pratica è meno consistente. Cioè, finalmente stiamo lavorando su delle cose che hanno a che fare poi con la vita di tutti i giorni, con i cittadini, con il nostro modo di lavorare, di connetterci, di creare le amicizie, di creare il nostro posto di lavoro, di creare il turismo, di vedere come ci muoviamo nella città. Non è un caso, Joseph stesso ha citato uno dei modelli più interessanti a livello accademici di studi su questo, è quello di Carlo Ratti con la Sensible City all'MIT di Boston. Quindi cercare di creare dei modelli di città sensible, dall'uso dei tag, all'uso della realtà aumentata, a modalità di partecipazione urbana, per poi creare anche dei modelli teorici, che è un po' il suo progetto, mi sembra anche di capire, come questi possono essere utili se rielaborati anche da altri. Mi viene in mente per esempio una conversazione che ho avuto con Roger Malina, che è il direttore dell'osservatorio di Marsiglia, se non sbaglio, qualcuno mi venga in aiuto, è Marsiglia, che mi parlava dell'importanza degli open data, e mi diceva l'importanza dell'open data era, se vi ricordate quando ci fu la macchia di petrolio nel Golfo del Messico, e lui disse, le autorità arrivarono con giorni di ritardo rispetto invece a cosa erano riusciti a documentare e testimoniare le persone che erano lì con Twitter, usando Facebook, eccetera. La velocità loro non era tanto la velocità sono arrivato primo e vendo la foto ai giornali, ma era la velocità di poter dire poi alle autorità competenti andate là perché si sta già muovendo in quella direzione, perché su quella spiaggia è già arrivata, perché là ci sono delle abitazioni, perché là ci sono dei pescatori e via dicendo. Cioè ha svolto un ruolo sociale, e la cosa che a me aveva colpito molto era quella che Roger Malina mi diceva: in quel momento tutti quelli che avevano postato erano diventati cittadini del Golfo del Messico. Era bella questa cosa che mi ha detto, proprio citizen, perché era come dire la città non è più soltanto il luogo fisico in cui definisci con le mura una volta o con i cartelli di entrata nel comune, ma era il luogo dove alcune persone creavano una comunità e si sentivano all'interno di questa comunità partecipi e partecipanti. E questa secondo me è una cosa molto bella ed è una cosa che ha a che fare molto con l'oggi, dove stiamo oggi. E quello che a me interessa è appunto questo, cioè che abbiamo un modello di città che si sovrappone a un modello che è quello della rete, della connessione, che crea un nuovo cittadino, un nuovo utente e li mette assieme, li ibrida, ne fa un tutt'uno. Tant'è che possiamo avere delle, come si può dire, degli interessantissimi modelli di nuove tecnologie sviluppati da architetti assieme a urbanisti con l'aiuto di informatici, di programmatori e di
magari anche di cittadini per la partecipazione dal basso, che sono elementi interattivi, in qualche modo spettacolari, che si servono del modello dei mass media e quindi si servono degli schermi come interfacce e che sono assolutamente utili alle città. Io ho preso alcuni esempi, per esempio c'è il gruppo Art & Com con le sue crea degli schermi interattivi che permettono alle persone che entrano in una determinata città di confrontarsi su dei problemi che possono essere anche banali, come raggiungo quel posto, come si fa a sapere se è aperto quel museo e via dicendo. Penso per esempio al collettivo di architetti informatici come Magic Monkey, che all'aeroporto di Bruxelles hanno creato un urban screen gigante che permette a tutti quelli che sono in passaggio con i voli internazionali di sapere se è successo qualcosa al loro aereo, se è in ritardo, se è già stato chiamato l'imbarco, quale strada devono percorrere per raggiungere proprio quell'imbarco. Ma non è soltanto una visualizzazione di notizie, è una visualizzazione interattiva, perché tu la domanda gliela fai con il tuo smartphone, gli chiedi come faccio ad andare al volo di Tokyo, a che ora parte, è in orario, e loro visualizzano direttamente sullo schermo. Penso, quando si parlava di città smart, intelligente o partecipata, pensavo proprio al modello di Detroit. È vero, Detroit è il modello, è stato l'esempio ed è tuttora uno degli esempi negativi degli Stati Uniti di città abbandonata, lasciata alla violenza, però sta diventando anche negli ultimi mesi un esempio emblematico di una rivitalizzazione urbana. Detroit abbandonata, preda alle violenze di gruppi più o meno organizzati, il valore dei terreni e delle case precipita. La rete comincia a dare questa comunicazione. E cosa succede? Che una serie di gruppi di giovani che vuole ritornare all'agricoltura perché vuole contrapporsi alla crisi, vengono chiamati neo-hippie, si sta andando a comprare per dei tozzi di pane proprio i terreni a Detroit. E la cosa bella è che se li comprano confinanti e stanno creandosi delle comuni che assomigliano a quelle della California degli anni 60. Allora io mi immagino un'utopia, che magari fra 2 anni Detroit diventerà di nuovo il simbolo non più delle auto come lo era prima, non più della devastazione urbana, ma forse di una nuova utopia agricola, perché no? E tutto questo però fatto attraverso una comunicazione interattiva, fatta attraverso la rete, fatta attraverso una comunicazione che ha reso quelle persone cittadini di Detroit prima ancora che si sono trasferiti a Detroit. Non so se... cioè queste persone sono diventate cittadine di Detroit prima di trasferirsi fisicamente a Detroit, perché hanno cominciato a condividere in rete gli spazi, che casa compro, il terreno è vicino al tuo, è adiacente, perché non facciamo comunità, tu compri quella casa, io compro quell'altra, così il nostro parco, diciamo, per il giardino e per l'orto diventa più grande, e via dicendo. Hanno elaborato la loro cittadinanza prima ancora di avere il pezzo di carta che dice ok, adesso siete residenti, siete cittadini di Detroit. Quindi quello che a me interessa molto nei discorsi che si fanno sulla nuova città, sulla possibilità che ci sia una media city, un informational city, una e-city, come la definiva William Mitchell, al di là delle definizioni, è quello che si va a definire un nuovo spazio attraverso le tecnologie, soprattutto di connessione, e una nuova funzione e fruizione da parte di un nuovo cittadino. Io quando devo fare degli esempi di che cosa può significare essere un nuovo cittadino e definire un nuovo spazio urbano, penso sempre, per esempio, porto l'esempio dell'iPhone. L'iPhone, o uno smartphone qualunque comunque, è l'idea di un nuovo, della possibilità di diventare un cittadino nuovo in una città nuova. Perché con il mio iPhone io quando arrivo in una città posso fotografare la città reale, poi metterla per esempio su Flickr, inserirla nel social network di Flickr Vision, quindi metterla con gli altri, dire io sono stato qua, io sono qui, voi dove siete, quali altri sono stati nello stesso punto, che cosa hanno visto, che cosa gli è piaciuto.
Nello stesso tempo con il mio smartphone ho sempre a portata di mano, per chi mi conosce, fondamentale, una mappa, perché io mi perdo ovunque, e quindi ho anche una città virtuale da girare, o da girare dopo che sono andato per turismo in quella città. Non solo, lo smartphone, o l'iPhone mio, mi permette di avere a disposizione sempre una macchina cinematografica utopica. Per chi non lo sa, agli inizi il cinema, la macchina Lumière, aveva una caratteristica particolare. Con lo stesso meccanismo, un po' pesante, mezzo di legno, mezzo di ferro, si facevano le riprese e poi si proiettava la ripresa. Si cambiava, si girava questa macchina di legno, quello che era l'obiettivo diventava la forma del proiettore e con quella stessa macchina facevo la stessa cosa. Una roba particolarmente complessa, pesante, industriosa, pericolosa perché la pellicola dentro era altamente infiammabile, eccetera, eccetera. Ecco, il mio iPhone mi permette di fare finalmente questa cosa qua, di essere una finestra nelle teorie sui mass media, una finestra sulla città, ma di essere anche un visore nella città, una macchina da presa, una macchina fotografica della città. Con la realtà aumentata io posso vedere la città reale, ma vedere anche chi ci ha postato già qualche cosa sopra, chi l'ha ripensata, chi ne ha fatto un design nuovo, la posso ibridare nel momento stesso in cui la vivo. Ecco, per fare in breve, poi mi piacerebbe che ci siano forse domande, su quanto diceva per esempio Joseph, l'importanza del design è appunto questo, che io posso davvero ibridare una città reale con una città mappata, che io posso avere un device continuamente a disposizione per vivere una città reale, una città mappata, che io posso continuamente essere ubiquo, essere in una città ibrida tra i due meccanismi, tra le due stadi, e in questo modo essere davvero un cittadino nuovo, essere un cittadino partecipe e partecipato, informato e informazionale, essere in qualche modo davvero un cittadino smart. Perché, qua anche a me sarebbe piaciuto che ci fosse l'assessore, per chi si occupa di progettare smart city, secondo me l'idea fondamentale è che a questo punto si deve partire sempre da un smart citizen prima di partire da una smart city, cioè pensare a come le nuove tecnologie possano mettere un nuovo cittadino nella disposizione di creare, pensare e partecipare alla creazione di una città intelligente, che sia davvero intelligente e in quanto tale davvero efficace nella vita di tutti i giorni. Io con questo chiuderei, per non entrare poi appunto nei discorsi teorici che, ahimè, interessano veramente solo l'Accademia, ma volevo stare su questo doppio registro tra teorico e pratico e poi dare spazio se ci sono delle domande. Non mi sono riuscito a connettere. Ah, ok, allora gli esempi, ahimè. Non mi hanno dato un cavetto. Il problema dei cavetti di share. Perché si può navigare da là in realtà. Beh, sì. Se c'è qualcosa possiamo fare. Il problema appunto della smart city, del smart people. È che no, avevo portato per esempio l'aeroporto di Bruxelles, questo schermo. Avevo portato alcuni progetti appunto di Art & Com o di Realities United, cioè progetti di architetti che assieme a progettisti informatici creano con degli schermi urbani delle interfacce in cui il cittadino può avere delle soluzioni ai propri problemi, sapere dov'è il posteggio del bike sharing, dell'auto sharing, sapere se i musei sono aperti, avere delle informazioni, ma ricevere anche risposte su delle domande che vengono fatte con i propri smartphone. Volevo soltanto far vedere quelli, ma poi chiunque è interessato gli do magari una chiavetta di preferiti se li può andare a vedere. A vedere, ok. Niente, sarebbe interessante un po' avere anche un feedback dal pubblico per
sentire qualche intervento, no? Per esempio Salvatore Oriana, ci piacerebbe un po' coinvolgervi nel dibattito, anche se non siete qua seduti fisicamente da questa parte, siete di là, siete comunque coinvolti in Share con un progetto speciale che è estremamente vicino a quello che abbiamo detto in questo momento, come così le architetture di dati rappresentano poi i nuovi edifici all'interno dei quali i nuovi cittadini percorrono nuove strade di informazioni. Credo che il microfono sia questo. Infatti in realtà noi stavamo zitti perché non volevamo invadere, insomma, in realtà siamo sostanzialmente molto d'accordo con tutto quello che abbiamo sentito, è molto interessante tra l'altro, anzi molto bello anche l'idea dell'urban genome, veramente azzeccato ed è qualcosa a cui ci sentiamo molto vicini, anche perché proprio ci risuonavano le orecchie sentendo i progetti di cui parlate, perché sono cose di cui ci interessiamo molto. Per esempio qui sotto abbiamo un progetto che è Versus, che parla proprio di questo, ovvero la possibilità di ascoltare la città digitale, che ormai è anche la città fisica, perché noi abbiamo sempre, come diceva Simone, questi oggettini in tasca che quindi sono dei ponti, delle estensioni per noi, per cui siamo esseri digitali e analogici allo stesso tempo, e quindi la possibilità di ascoltare la città e leggerla, no? Leggerla in modo differente, quindi c'è una città che è fatta di palazzi e di strade e c'è una città che è fatta di comunicazioni digitali, quindi è un'altra scrittura sulla città, oppure anche sul discorso del far sì che la città proprio diventi interattiva per scambiare informazioni, per ottenere servizi, ma anche proprio per rappresentare la progettualità delle persone. Noi alla Festa dell'Architettura di Roma infatti abbiamo fatto questo schermo urbano di 35 metri che era proprio un sistema di dialogo urbano, no? Quindi era una mappa senza mappa geografica in cui le persone esprimevano le loro idee sulla città, i loro desideri, le loro emozioni sulla città, e quindi come diciamo, raccontarle e far sì che la città stessa le ridesse indietro alle persone visualizzandole su una superficie architettonica. Quindi in realtà volevo soltanto sottolineare che ci sentiamo veramente molto vicini a questi temi e che è molto molto interessante. Tra l'altro poi magari ne parleremo, anzi anche adesso magari, su idee che suggerisce anche l'idea del genoma, l'idea dello schermo, l'idea dell'ascolto da un lato e dell'interazione dall'altro, per creare questa specie di intelligenza diffusa nella città, no? Perché poi alla fine si parla di questo, la possibilità di poter accedere a un'intelligenza diffusa nella città che rappresenta un pezzo della città stessa tanto quanto il cemento dei palazzi, insomma, che si può leggere come un segnale di senso unico, si può leggere anche il desiderio delle persone che loro esprimono. Scusami. Infatti Oriana, scusate, Oriana non ha voce, mi suggeriva di raccontare anche una coincidenza bellissima, che per noi tutto questo discorso è iniziato proprio da una visita a Città del Messico, al Franz Mayer Museum, dove c'era questo incontro periodico di architettura sulla rivitalizzazione dei centri storici. Questo è stato nel 2008, e in cui abbiamo presentato proprio un progetto. Noi eravamo gli unici non architetti, tra l'altro, però siamo stati chiamati a presentare un progetto che si chiamava Architettura REL 2. Attiva. Quindi un'architettura che sia relazionale però attiva, no? Quindi era una simpatica coincidenza che ci piaceva molto sottolineare. Città del Messico magica per questa architettura. Scusate. Magari col microfono si sente di più. No. Proviamo. È orribile. No, come non detto. Ok, no. Devi esprimerti a sei. Sì, non ti dico, gli architetti sono stati molto interessanti.
fatti come dialogo. Ah, e comunque, diciamo, nonostante noi eravamo gli unici non architetti, in realtà si è stabilito un dialogo incredibilmente interessante, anche molto violento in realtà, perché poi, che ne so, un paio d'anni fa, quando si parlava di Smart Cities, c'era una serie di architetti che immaginavano questi palazzi con le lucette che si illuminano, il Dexia Tower, no? Che sono molto belli, sono una concezione interessante, però diciamo tanti architetti li schifavano, no? Come dire, che state facendo con queste lucette nei palazzi? E invece no, quindi quello era un tipo di dibattito molto violento, siamo stati aggrediti da architetti che temevano lucette nei palazzi, mentre invece c'è tutta stata un'altra parte di architetti che invece gli si aprivano mondi davanti, no? E quello era bellissimo, infatti per noi è stato veramente anche molto produttivo e poetico da un certo punto di vista, perché vedevi delle persone che magari non essendo ancora a contatto con dei processi di innovazione tecnologica di un certo tipo, magari gli aprivi un mondo davanti, e per noi altrettanto, perché magari erano anche loro stessi che ci dicevano guardate che queste cose potete usarle per fare questo, quindi diciamo, si creava subito collaborazione immediata, no? E coordinamento immediato mentale, quindi questa era una cosa che ci piaceva raccontare. Sì. Io volevo, se sì. È possibile, una cosa velocissima, perché sulle cose diceva Salvatore, una cosa che volevo citare con piacere, poi vi rimando tutti a vedere, è che appunto la città partecipata è anche una città che mette a disposizione al cittadino non solo dei servizi, ma anche la possibilità di riconoscersi come tale. Io in questo vi consiglio di andare a vedere un progetto che io ho seguito, io vivo 4 mesi l'anno a Palermo, è un progetto nato a Palermo da dei ragazzi bravissimi che si chiamano Complot Video Base, che hanno fatto una mappa interattiva di Palermo. Voi entrate su questa mappa di Palermo, poi se siete in giro per la città, vedete una cosa che vi piace, la filmate, l'unica cosa è che il filmato deve essere di un minuto, e la localizzate nel luogo in cui l'avete visto. In questo modo questa mappa è aperta da 1 anno e mezzo, si sta creando una mappa favolosa di Palermo, perché è una mappa in cui voi andate nella mappa normale, segnate un punto, via Macheda, metà incrocio, via Piazza Croci, e vedete tutti quelli che ci hanno visto qualcosa. E c'è quello che ci ha visto la roba turistica, la chiesa, e c'è quello che invece ha visto la sporcizia per terra, perché Palermo ha avuto alcuni mesi problemi simili a quelli di Napoli. C'è quello che al mercato della vucciria vede il fascino esotico delle spezie, e c'è quello che invece si incazza perché è tutto sporco, è tutto buttato, ed è bellissimo perché i cittadini imparano con questa mappa a riconoscere che cosa vedono anche gli altri della propria città, che non è per niente una cosa banale né scontata. Ho una domanda. Posso? Per Joseph, in realtà, ma anche... scusami, non ti ho visto. No, certo. Sì, è una provocazione alla volta che non c'è, perché vorrei chiedere in una smart city i guardie e ladri chi sono, guardie e ladri intelligenti, e quindi capire questa intelligenza che c'è anche tra le guardie e i ladri. Invece, ai due relatori, io vorrei porre questa domanda, che è un po' una domanda che mi pongo sempre anch'io. Ma è possibile, tra lo smartphone, i computer e tutto quello che abbiamo discusso fino adesso, avere poi un ponte con la carta stampata? Cioè, il fatto che la carta stampata rappresenta un media che oramai ha dei pilastri piantati che non sono in grado di supportare il mondo della comunicazione con gli altri media. Cioè, prima abbiamo sentito oggi alle 2 quello che era, che ci ha presentato per una rivista la versione iPad, no? Ecco, io credo, dalla mia esperienza, tutte le volte che ho tentato di creare dei ponti tra questi due mondi è stato un fallimento.
perché io credo che stiano viaggiando su due binari completamente diversi. Io non so se un giorno si incontreranno, però ecco, quindi chiedo al direttore, chiedo al giornalista se riescono a intravedere questa convergenza, perché se no a me pare che stiamo parlando di due cose completamente diverse. Ma credo che non esista una risposta semplice prima di tutto a questo. È uno dei grandi dibattiti del nostro tempo, in particolare per chi come noi si occupa di, proprio professionalmente, di questa cosa. È una cosa, credo, su cui ci interroghiamo quotidianamente. Prima di tutto c'è una premessa. Quando io sono arrivato a Domus l'anno scorso, era proprio in un clima in cui era pochi mesi prima che uscisse l'iPad, tutti sapevano che l'iPad sarebbe uscito ma non era ancora uscito, e quindi stranamente c'era questa sorta di incredibile tensione in cui quasi si creava quasi una sorta di scenario immaginario in cui il giorno che arrivava l'iPad la rivista sarebbe chiusa, basta, fine, andiamo tutti a casa. E questo credo che sia uno dei grandi luoghi comuni che in qualche maniera ha caratterizzato questi ultimi 2-3 anni, quello che la carta stampata è in crisi e che sta per scomparire e che il futuro è nei media elettronici, eccetera eccetera. Allora, prima di tutto io credo questo, che la carta stampata, tutta l'industria mediatica intorno alla carta stampata è in trasformazione, non sta per sparire, anzi, negli ultimi anni sono nate una serie, quantità veramente impressionante di nuove pubblicazioni, nuovi mensili, eccetera. Si sta creando una situazione forse in cui quello che ha portato l'internet, sicuramente un abbassamento il mercato pubblicitario si è trasformato e quindi anche l'economia della carta stampata si è trasformata radicalmente. Però quello che ha anche portato è una cultura dell'agilità in cui alcune riviste molto antiche come Domo stessa, che fino all'anno scorso aveva un sito, ma per modo di dire, insomma, tutti quei mezzi che non avevano l'agilità che ha internet erano fortemente penalizzati rispetto anche alle nuove pubblicazioni, le fanzine, le riviste che invece sono, lo dico anche dal punto di vista proprio della struttura del lavoro all'interno delle riviste, perché ovviamente le grandi case editrici operano secondo criteri completamente diversi dalle piccole case editrici. Comunque tutto questo per dire che viaggiano secondo me su, io sarei dell'idea che non è utile cercare una convergenza, è utile che ci sia una risonanza, un dialogo fra i due, però a Domus ad esempio noi abbiamo un sito che è cresciuto del 200-300% nell'ultimo anno, ha un successo, siamo partiti ovviamente molto tardi perché il sito sostanzialmente l'ho fatto io arrivando l'anno scorso, quindi rendiamoci conto di che ritardo epocale, però questo non significa che sia troppo tardi. Adesso gestiamo proprio la cosa su due binari paralleli in cui ci sono frequenti rimandi fra rivista e carta, però fra carta e web, però comunque abbiamo la coscienza che funzionano in maniera diversa, spesso anche con pubblici diversi, con utilità diverse, completamente diverse. Bisogna avere anche un po' di coscienza di questa cosa per poter veramente avere credo che ci voglia molta più versatilità oggi, questo è per gestire proprio questo delicato equilibrio fra i due, perché faccio un esempio di come, perché esempi tangibili sono sempre i più utili. C'è questa situazione veramente paradossale in cui noi spesso siamo svantaggiati rispetto a tanti altri organi, diciamo, mediatici, perché abbiamo una rivista cartacea. Perché ad esempio tanti siti che fanno unicamente pubblicazioni di progetti, senza nessuna forma di critica, senza nessun tipo di, faccio un po' di esempi, dire senza nessuna forma di critica è un po' un'esagerazione rispetto a Domus, che è una rivista di critica, però Design Boom per esempio è un sito che tantissimi conoscono, che io leggo spessissimo anch'io, non è una critica al sito, oppure The Zine, uno dei grandi blog di design. Se qualcuno manda a loro un progetto,
viene messo, è da, innanzitutto si dà per scontato che non c'è nessun tipo di pagamento e viene messo online e via, chiusa la faccenda, basta. Se qualcuno manda a noi un progetto e noi non lo mettiamo nella rivista, prima di tutto si offendono le persone perché dobbiamo metterlo sul sito, è una sorta di insulto rispetto a metterlo nella rivista. E secondo, anche per metterlo sul sito si aspettano di essere pagati, perché Domus paga, cioè non è una rivista, ha un budget, eccetera. E quindi noi ci troviamo doppiamente svantaggiati rispetto a un sito in cui è proprio l'economia minima che ha che hanno tantissimi siti, proprio con 2, 3, 4 persone indipendenti che fanno questo. Io comprendo anche la posizione di qualcuno che ci scrive volendo pubblicare con noi, però è molto interessante come il panorama sia completamente spostato intorno a questa cosa. Quindi questa è la mia... il mio contributo. Io sono veloce anch'io, nel senso che non ho una risposta. Io, l'unica cosa che posso portare come esempio è un esempio personale. Io sono entrato a lavorare, per esempio, per il Sole 24 Ore in un progetto molto bello di Luca De Biase, che era quello di avere un sito, una rivista cartacea che si chiamava Nova Settimanale e una serie, una piattaforma di blogger che si chiamava Nova 100, io sono uno di questi 100, ognuno preso per un suo specifico tema, chi si occupava di sostenibilità ambientale, chi di cinema, come nel mio cinema e nuove media, come nel mio caso, chi di nuovo storytelling, eccetera, eccetera. L'idea era quella che questa piattaforma doveva portare idee e suggestioni per il cartaceo e d'altra parte poteva essere il luogo per andare ad approfondire, commentare e dialogare su grandi temi che il cartaceo aveva portato, cioè una sorta di dialettica continua. Allora, la pars destruens è che alla fine, se dobbiamo fare i conti, la cosa non ha funzionato, perché i blog erano molto poco visti, se non pochissimi, e lo erano quei pochi, erano perché erano molto più tradizionali, arrivavano da esperienze già precedenti. Il cartaceo è stato ridimensionato, Nova in questo momento si sta ripensando, quindi potremmo dire che forse questa cosa qua non ha funzionato. D'altra parte, che siano due mondi che non si guardano, che debbano continuare come due binari, non lo credo, perché Nova stesso in questo momento sta riproponendo con una formula diversa, cercando con un sito internet più tradizionale di mettere una serie di contenuti che però sono già stati lanciati dal cartaceo, sta cercando una nuova cosa. Io non so se questa sarà la formula vincente, la mia risposta è che secondo me qualche cosa uscirà, perché se vedo che continuamente le case editrici, i grandi gruppi editoriali tentano, come anche Joseph ci sta dicendo, di trovare delle forme e delle formule, allora in qualche modo vuol dire che c'è una vitalità, c'è una scommessa. Io penso che dove c'è vitalità e dove c'è una scommessa, poi in qualche modo si troverà qualche cosa. Io penso che siamo in un momento in cui non abbiamo ancora trovato, almeno nessuno ha ancora trovato una chiave valida per tutti e comunque efficace, però siamo anche in un momento in cui tanti ci provano e quindi in qualche modo qualche cosa uscirà. Cioè, io sono abbastanza, l'anno scorso Simone ha organizzato un intero festival sul fatto che si può sbagliare e no, i glitch o le forme di errore poi sono dei rilanci per trovare qualche cosa, quindi io sono abbastanza positivo. Grazie. Sull'onda di Smart Mistakes, allora, non sto smanettando il mio telefonino in modo personale, ma noi siamo in streaming live e qualcuno ci sta guardando e qualcuno sta facendo delle domande, anzi lo dico, se volete mandarli per sms siamo qua. La prima è Stefania da Milano, è una domanda per Joseph. E questa domanda si collega a quello che stavi già dicendo, cioè riguardo alla nuova identità del design, una tua opinione sulle tendenze più interessanti nel campo del design dell'informazione. Devo ridirla, si sentiva, allora ridico la domanda, solo che perché forse nello streaming non si sentiva abbastanza. Stefania da Milano. Allora, riguardo alla nuova identità del design, una sua opinione sulle tendenze più interessanti nel campo del design dell'informazione. Ma io credo veramente questa
Non ripeto, non è per ripetere tutto quello che abbiamo detto all'inizio, però io credo veramente, sono veramente convinto che questa idea del design come qualcosa di diffuso, non tanto di autoriale, ma qualcosa di collaborativo, sia veramente la rivoluzione che segnerà il design nel prossimo decennio, ventennio. Credo che per aggiungere qualcosa a questo sono molto interessato tutto quello che emerge in questi ultimi anni intorno proprio alla tecnologia di autoproduzione, alla prototipazione come qualcosa che trascende la creazione di prototipi, ma la possibilità di autoproduzione, di autoprodurre oggetti, anche credo, per tornare a quello che Paola, di cui Paola parlava nel suo Thinkering column in Domus, credo che anche in qualche maniera la nostra generazione è finalmente arrivata ad avere un rapporto di intimità culturale con la tecnologia. Cioè, la tecnologia fino a quando io ero bambino era qualcosa di identificabile con MS-DOS o BASIC o dei programmi, dei linguaggi di interazione con le macchine che erano veramente astratti. Oggi la tecnologia si rapporta a noi in maniera molto intima, molto immediata, molto intuitiva, e credo che questo ha fatto sì che, ad esempio, non so, per dire, questo combinato a poi innovazioni tipo Arduino, tipo veramente la semplicità, l'ubiquità, il basso costo del grande potere di calcolo fa sì che si possa veramente, che la tecnologia possa diventare parte di veramente di qualsiasi oggetto. Colgo l'occasione per aggiungere una cosa rispetto a quello che tu dicevi prima, però che è un po' in contrasto a questo, che credo che c'è un po' la tendenza a, quando si parla di smart cities, di pensare a enormi investimenti da parte di amministrazioni, centinaia di milioni di dollari per cercare di creare sistemi di automatizzazione, ottimizzazione dei semafori che fanno sì che uno trova sempre verde e cose di questo tipo. Io sono anche abbastanza scettico su qualsiasi cosa che implica investimenti enormi di questa scala in tecnologia. Credo che la vera smart city in realtà sia qualcosa di estremamente economico. Cioè, faccio un esempio della anti-smart city che è forse Milano in tante sue manifestazioni, che un esempio molto semplice è quello dei mezzi pubblici, di questi nuovi biglietti a corsa illimitata, in cui non si capisce bene prima di tutto esattamente dove uno può arrivare, però se vai oltre poi la macchina non ti fa uscire e devi tornare indietro, acquistare biglietto a percorso intero e poi sul tram puoi scendere e risalire sul tram finché sei un'ora, però se scendi dal tram e sali su un bus devi comprare un altro biglietto. Oppure Venezia, dove nonostante siano tutti gestiti da un'unica azienda, il vaporetto e il bus hanno biglietti completamente diversi che sono incompatibili fra di loro. Questo credo, la smart city è la città che è ragionata sulle cose piccole e semplici, ad esempio Helsinki con la corsa gratuita per genitori e con bambini. Sono queste cose, qualcosa che costa veramente zero, e per questo l'Urban Genome Project si ispira proprio non all'alta tecnologia, alla tecnologia proprio che satura ogni angolo della città, ma alle semplici innovazioni, le cose che sono pensate, che sono fatte bene. Io adesso devo tornare a Milano e ogni volta che scendo a Porta Garibaldi è un disastro, perché non si capisce bene l'uscita, come c'è tutto una sorta di labirinto di tunnel per arrivare alla metropolitana che è semplicemente dall'altra parte. Cioè, la segnaletica, come fare confluire i flussi di persone, riuscire a controllare le informazioni in maniera sensata, ragionata, sono cose che costano nulla e sono quelle che veramente hanno un forte impatto sulla città. Quindi vorrei sottolineare questa cosa, perché a volte c'è una visione un po' tecnocratica delle smart cities, che
devo dire anche un po', forse deriva da alcune aziende tipo IBM, Philips, anche Audi adesso, che si stanno tutti lanciando enormi progetti di enormi investimenti di marketing in questa cosa per essere visti come sì, che lo sono anche, sì. Cioè, per carità, non è che, però quindi, non è solo quello, è anche quella è parte del quindi no, prendo spunto da una cosa che dicevi tu che non mi ricordo. Sì, no, ma volevo dirlo proprio per... Ah, ok. No, ma lo dicevo per dire che sono d'accordo con voi, non che sono... No, lo dicevo a seguito di quello che voi dicevate. Allora, diciamo una che, non so, se per riassumere un po' il concetto, il design di una Smart City di fatto è prima di tutto un atto sociale, quindi un atto politico alla fine. Quindi avere una visione critica anche di cosa vuol dire smart city, come dici tu, che non vuol dire... Cioè, smart city è la città di buon senso, non la città ipertecnologica. Ecco, del buon governo, del cittadino, ok. E grazie, con questo, se non ci sono altre domande, sì. Volevo lanciare una sfida a Joseph, nel senso che io sono un architetto che si occupa però di arte e nuove tecnologie. E sicuramente per me è fondamentale pensare, cioè sono convinta che la città del futuro sarà più formata in modo orizzontale dai contenuti dei singoli cittadini che non dell'architetto Dio dell'universo, il vecchio urbanista come conoscevamo in tutto il secolo scorso. E io veramente ti chiederei, e con questa sfida mi piacerebbe pensare e sognare un po' al futuro, come possiamo fare anche a educare, oltre a quello che tu stai già facendo sulla tua rivista, gli architetti? Perché mi sembra che in qualche modo nel passaggio ci vogliano ancora, no? In questo momento non possiamo prescindere dall'architetto. Che azioni secondo te potremmo lanciare verso queste nuove città? Perché l'architetto va coinvolto, il cittadino sicuramente è il primo attore, e come facciamo? Ma io credo che... Prima di tutto io credo che noi alla fine non siamo qui per aiutare gli architetti, perché purtroppo gli architetti si devono aiutare da soli, perché c'è questo grande... Ma io penso che siano molto in crisi e che non ce la facciano in questo momento. Esatto. No, ma ce la fanno. Vabbè, cioè... Questo è un discorso molto lungo. Che... un discorso molto lungo. Su chi, era su una sfida, potrebbe, infatti. Sì, sì. Che si potrebbe parlare a lungo di come mai la figura dell'architetto, devo dire anche con una certa dose di colpevolezza propria, è finito così emarginato rispetto alla città contemporanea. Però comunque per dare una risposta sintetica direi questo. Alcuni dei progetti più interessanti che avvengono oggi, di alcuni studi giovani, di alcuni progettisti, dello stesso Detroit, quello che facevo vedere prima, sono progetti non sollecitati, ovvero non sono progetti che qualcuno, io sto come architetto nel mio studio, aspetto che qualcuno bussi alla mia porta e poi facciamo un contratto, io ti fornisco, ma è pensiero proattivo di persone che sono uscite, hanno avuto un'idea per la città e l'hanno proposta all'autorità e hanno cercato di realizzarlo. Un esempio di questo è questa piscina galleggiante a New York, sempre su Kickstarter, che ha avuto un successo fenomenale anche solo come idea ed è stato iperpubblicizzato. Adesso i ragazzi che l'hanno fatto sono diventati come delle micro celebrities del mondo architettonico. Un ospedale in Angola che abbiamo, nel Darfur, che abbiamo pubblicato in Domus 2 o 3 mesi fa, fatto da alcuni studenti di Harvard, neolaureati di architettura, che sono andati lì, hanno trovato i fondi per farlo, hanno progettato e l'hanno costruito, realizzato. Io credo che oggi serve progettisti, architetti, tutti
questi hanno bisogno, devono avere un atteggiamento molto più proattivo, molto più, diciamo, di intervento attivo nella realtà che li circonda, perché la realtà è cambiata ed è qualcosa che ha bisogno di innovazione proprio, che non avviene secondo i canoni di una disciplina radicata nel XX secolo, ma che ha bisogno di pensiero trasversale, innanzitutto di abbattere tutti quei confini che definiscono proprio il campo dell'architettura, di cercare di lavorare trasversalmente, orizzontalmente attraverso le discipline, in collaborazione con artisti, in collaborazione con designer della tecnologia, con persone come Carlo Ratti, con tutti questi, per riuscire a creare una nuova architettura, una nuova definizione di quello che è questo campo progettuale, perché io credo che altrimenti il futuro è abbastanza bieco, abbastanza di marginalizzazione progressiva sempre più cospicua. Quindi credo che è nelle nostre mani il compito di ridefinire la nostra professione per renderla di nuovo attinente. Quindi quella che negli anni 90 era l'architettura partecipata, a partire da questi concetti che gli architetti tanto non amavano, perché si sentivano in un certo senso deturpati, no, di un potere, perché se è la gente a pensare alle città non è più l'architetto come Deus ex machina, no? E quindi continuare su questa via, sono passati 15, quasi 20 anni, forse siamo solo all'inizio, sono cambi sicuramente molto forti e radicali, e dobbiamo quindi continuare, e la sfida è, io direi, proviamo anche a lanciare magari veramente sfida, focus dove gli architetti vengono coinvolti, vengono presentate queste cose, oltre appunto per seguire quello che la tua rivista fa, insomma, anche con dei meeting che oggi sono sempre più difficili, però per cercare, perché in fondo poi non si riesce ancora a annientarli del tutto. Poi appunto, come dicevo, credo che ci sia anche un discorso più lungo da fare di come si è arrivati in questa situazione, che poi riguarda anche tutta l'epoca del postmodernismo, che è stata proprio un'introversione teorica dell'architettura rispetto alla città, che ha avuto un costo molto alto poi per la professione stessa. Un'altra volta faremo. Un'altra volta, sì, perché sennò apriamo un'altra conferenza. Sì. Grazie mille. Bene, vedo, per fortuna insomma, gli argomenti non mancano, ma ahimè davvero dovremmo ridarci appuntamento non troppo in là ancora a parlare di queste cose, e coinvolgendo veramente i politici sul serio, perché vogliamo degli interlocutori in questa città. Allora ringrazio i relatori, ringrazio il pubblico.